Stadio Olimpico di Roma è stato teatro delle Olimpiadi del 60, di diverse finali sia a livello di club che di nazionali. La cornice è veramente meravigliosa, come potete vedere c'è il Foro Italico, la collina di Monte Mario, il Tevere. È davvero bellissima l'atmosfera. Nella stessa area si trovano anche il Palazzo del CONI, lo stadio del nuoto e del tennis, dove ogni anno a maggio si svolgono gli internazionali d'Italia. Ecco la formazione della squadra di casa. È un classico 3-5-2 per loro, senza grandi rivoluzioni. Schierano un centrocampo particolarmente folto, almeno sulla carta, anche se in realtà i due esterni sono più... Può metterla da lì. Rete! Splendida rete! Al primo tiro, alla prima occasione, hanno trovato il gol. La piazzata con precisione assoluta. La palla può fare davvero tutto quello che vuole. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lo ferma, ma non controlla. Si avvicina all'area. A spazio, prova 1-2 micidiale nel giro di pochi minuti. Ora sembrano davvero inarrestabili, Stefano. Stanno approfittando del passaggio a vuoto degli avversari. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Morata. Punta l'area. E il pallone se ne va via. Ottima chiusura difensiva. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Buon possesso palla, caccia di spazi. Grande difficoltà difensiva. Può rimettere in piedi la partita. Buona la parata impresa da parte del portiere. Palla vagante adesso. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Barzagli. Apre bene di testa. E il portiere recupera il pallone. Buon possesso palla, cercando spazi. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Occhio all'azione della Spagna. David Silva. Ottimo il tocco. Bravi qui a bloccare tutto. Cerca la rete. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. Occhio al pallone per Piqué. Occhio alla ripartenza. Iniesta evita il tackle. Guadagna metri verso l'area. Trova il compagno. Buono il contrasto, recupera il pallone. Perdono il pallone. Sarà rimessa laterale per l'Italia. Verratti. Pellè. Il recupero sul pallone. Opportunità dunque dalla bandierina per gli azzurri. L'uscita del portiere di pugno.
cerca l'appoggio al compagno. Barzagli, grande intervento del portiere. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Occhio, cerca l'area di rigore. Parolo. Intervento pulito di Sergio Ramos. Busquets. Parolo. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Koke. Altri 120 secondi da giocare. Ci sono metri a disposizione. Azione interrotta. Sergio Ramos in pressing. E la Spagna manovrerà il primo pallone della ripresa. Artiglia bene il pallone. Busquets. Palla schizza via dopo il contrasto. Eder. Iniesta. Occhio al suo movimento. Gran tiro e il pallone entra ed è gol. È una grande soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Ora conducono per 3-0. Busquets. Jordi Alba. Ha perso il pallone. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Buona lettura di Sergio Ramos. C'è la prateria per andare. Prova ad andare. Attenzione! Rete! Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. Tre gol, si porterà a casa il pallone. Eh sì, non capita tutti i giorni di segnare una tripletta. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Il portiere si spinge in avanti. Abbastanza clamorosa questa sua iniziativa. Punta l'area. De Rossi. Clamorosa, a spazio, prova, una grandissima parata questa. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Contrasto pulito, pallone in out. David Silva. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Occhio all'azione della Spagna. Gran palla questa. Recupera il pallone con un intervento decisivo. Incredibile, il portiere se ne va, vuole fare tutto da solo. Provano gli azzurri. Grande uno contro uno. Occasione d'oro. Ed è gol! Rete!
portiere che ha potuto colpire indisturbato, incredibile, l'ha lasciato tutto solo. Troppo solo, tutti sorpresi, era l'ultima persona che si aspettavano potesse metterla dentro. Match a senso unico, 5-0, una lezione. David Silva perde palla, c'è spazio per andare, ecco il tiro e c'è la presa sicura del portiere. David Silva, Chiellini, Buffon, sbaglia il rinvio il portiere, attenzione, ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre, squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato un... che errore da parte del portiere, buon possesso palla cercando spazi, spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. C'è la gita fuori porta del portiere che non accenna a tornarsene fra i pali. E stavolta finalmente gli dice di no. Probabilmente si augura soltanto che questa partita si concluda presto. Doveva essere una partita equilibrata, invece si sta rivelando una gara a senso unico. Come te lo spieghi? C'è poco da spiegare, Pierre. Il calcio è imprevedibile. Portiere si spinge in avanti, abbastanza clamorosa questa sua iniziativa. Attenzione, pericolo! Che gol! Splendida rete! È un tocco morbido, palla che finisce in rete, davvero senza problemi. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Mancano 4 minuti alla fine della gara. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Si avvicina all'area. Carvajal prova ad aprire verso il compagno. Bravi qui a bloccare tutto. Attenzione all'errore del portiere. Saranno 2 minuti di recupero, come indica il quarto uomo. Clamorosa l'uscita del portiere, che forse esagera qui. Varagna metri. Occhio all'errore del portiere. Ottimo intervento difensivo. Eccolo, il fischio finale. Vittoria dell'Italia. Hanno letteralmente schiacciato i loro avversari in una partita che da sempre divide le due tifoserie. Considerata la rivalità storica che divide queste due squadre, è un risultato che i tifosi non dimenticheranno molto facilmente, sia da una parte che dall'altra. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Ha fatto la differenza in campo, mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita. Pierre.